Complimenti a Roma per la vittoria. Roma è riuscita nel corso della partita, secondo me, ad avere maggiore continuità, a differenza nostra che siamo andati molto affollate, sia in termini di energia che in termini di qualità del gioco su tutti e due i lati del campo. Roma è stata molto più continua di noi, molto più precisa di noi. È chiaro che ha, scusate una ripetizione, dei punti di riferimento molto chiari e che insomma, riescono e sono bravi a cercare anche fuori dai giochi, anche nelle situazioni di massimo stress, sono bravi ad essere disciplinati nel perseguire e cercare i loro punti di forza, parlo dal punto di vista offensivo, e quindi ad avere un maggiore equilibrio in campo, e questo secondo me si concretizza nella maggiore continuità che hanno avuto nel corso della partita. Da parte nostra, ripeto, questi alti e bassi che sono un po' il simbolo della nostra stagione e che probabilmente sono anche naturali, visto un po' il singhiozzo anche col quale arriviamo sempre alle partite. È un peccato perché, cercando di giocare un po' più duro, un po' più fisico, con maggiore continuità, avremmo potuto essere in partita fino alla fine. Dal punto di vista tecnico, credo che la chiave sia stata la nostra incapacità di giocare contro l'aggressività e l'attività di Roma in difesa, che ci ha tenuto molto lontano dall'area. Abbiamo guadagnato, se non sbaglio, sì, abbiamo guadagnato solo 9 tiri liberi. Loro hanno difeso in maniera molto, molto consistente, molto aggressiva sui nostri esterni. Noi abbiamo fatto fatica a entrare in area, e anche quando abbiamo costruito dei tiri da tre con tanto spazio, magari era un momento in cui non avevamo ritmo offensivo, e quindi anche dei tiri costruiti con tanto spazio non li abbiamo convertiti con percentuali adeguate. Ci sono domande? Posso? Fabrizio. Ah no, scusa, pensavo. No, è pure io. Marco, io ho avuto una stagione già che pare tu sei arrivato in corsa, quindi già, insomma, le premesse erano diverse. Complicate. La bella vittoria all'andata nel derby a Casale vi aveva dato una bella spinta. Poi però che cosa è successo? Cioè, cambio di stranieri, la sensazione è che questa squadra faccia un po' fatica, al di là dell'assenza di Mirza, che oggi per voi credo sia stata molto penalizzante. Poco cambio di ritmo, poca intensità nel quarto periodo, l'avete fatto quasi 2-3 falli, non siete stati cattivi, se mi passi il termine, a quello che serviva. Sì, io parlo di fisicità, la nostra capacità di essere fisici, di avere energia e continuità nel corso della partita, lo facciamo con alti e bassi, quindi è un altro modo di, penso, di esporre quello di cui parlavo io nell'analisi. Noi facciamo grande fatica a essere continui, ci sono dei momenti in cui riusciamo a essere reattivi, a giocare con energia, ad avere un buon livello di fisicità e proteggere l'area, e altri momenti in cui non riusciamo a dare continuità a questo aspetto qui. Credo che, ripeto, il nostro modo di giocare penso sia la figura di delle settimane che viviamo, perché noi non deve essere un alibi, ma è semplicemente un... Se stiamo a parlare degli infortuni, facciamo più l'elenco di quelli che non hanno giocato, di quelli che hanno giocato all'inizio dell'anno, e le nostre settimane sono un po' così. Riuscire ad andare sopra questo tipo di problematiche, non so se l'ho già detto, ma non è che vi riguardi perché non eravate presenti, penso di aver usato proprio questa espressione: se noi riusciamo ad andare sopra le problematiche che viviamo durante la settimana, il nostro finale di stagione può essere positivo, perché ecco, sicuramente le nostre settimane non sono regolari, ecco, e non sono serene. Sì, allora, di solito i coach non parlano dei singoli, però è una domanda su Kenneth Viglianisi
un 92 che fa 25 minuti di energia come stasera, sì, gliela vorrei fare, se vuole. Kenneth Villanis. Sì, prego. Che ci dice? Ah, no, ok, pensavo che vorrei fare la domanda su Villanis. Allora, un ragazzo molto bravo, sicuramente la nostra è una squadra sulla carta molto lunga e quindi un giocatore come lui, che è un giocatore di squadra, che fa tante cose utili, non sempre cose appariscenti nei numeri, a volte magari resta un po' schiacciato in una rotazione così, così lunga, però lui è un ragazzo che ha tanti modi per essere utile e oggi poteva tranquillamente fare molto più canestro, perché comunque ha preso dei buoni tiri, peccato che, come dicevo prima, lui come il resto della squadra tante volte, pur dei tiri ben costruiti, però dopo un periodo di squadra in cui non abbiamo giocato con ritmo, non sono facili da convertire. Però Kenny è un ragazzo assolutamente d'oro, cioè un ragazzo super professionista eccezionale. Sì, parlava del fatto che non siete stati in energia, se sì, invece lui esattamente al contrario. L'abbiamo visto anche sfidare Sims, uno dei pochi che è andato su, sì, quella, sì, sì. Ma lui da quel punto di vista credo che sia assolutamente encomiabile, nel senso che è un blue collar, è un gregario, ma non nel senso svilente, ma nel senso di un giocatore che ha la mentalità di fare le piccole cose, quelle che non si vedono, quelle che poi non trovano realizzazione sempre nei numeri, assolutamente. Sì, no, chiedo scusa a tutti, Marco, mancano ancora 6 gare, adesso non so se giocate contro Siena. No. Non voglio farti fare un commento, hai già detto quello che pensi sul discorso di Siena, e pensi di potercela fare a prendere i playoff come rush finale? Mi sembrano lontani, ma lontani non nel senso di difficili da raggiungere, ma proprio lontani nel senso che credo che dobbiamo fare un percorso importante nelle ultime sei giornate. Ripeto, se di domenica in domenica riusciamo a trovare il modo di essere più continui, un po' più duri, un po' più energici, che non è facile, non è girare un interruttore, credo che potremmo essere in posizione di fare un buon finale di stagione. Se poi questo si concretizza in un numero di vittorie adeguato, veramente non sono in grado di rispondere, ma non per evitare la domanda, perché credo che ogni settimana, almeno per noi, sia un microcosmo, anzi un macrocosmo troppo ampio. Grazie. Complimenti a Roma e buon lavoro a tutti.